Cerchioni per completare l'apertura al territorio del liceo Buchner, ma non solo per far vivere agli studenti di Ischia un'esperienza diversa, sono state tutte le scuole superiori oggi presente, una soddisfazione. Sì, è stata una bellissima mattinata che conclude un percorso che è stato articolato in tutta una serie di attività, ma soprattutto che ha visto gli studenti del Buchner e anche gli studenti presenti degli altri istituti. Noi abbiamo invitato tutti gli studi superiori di Ischia, anche di Procida, avevano letto il libro che avevano ricevuto in dono, quindi l'avevano analizzato e stamattina erano quindi consapevoli di ascoltare una grande lectio magistralis. È stata una corsa, cioè una cavalcata nella storia della tragedia greca, tutte le connessioni, i collegamenti, come tutto ritorna e come noi non abbiamo inventato niente, ma tutto deriva da lì. È stato veramente bellissimo. Poi per me particolarmente, che ho fatto il liceo classico e l'ho detto che sognavo quando ero studentessa di aprire la porta la mattina e di trovare Roberto Vecchioni in cattedra, mi sembra che mi sia stato fatto proprio quel dono, perché ho avuto la possibilità di ascoltare quella lezione che avrei sempre, sempre voluto ascoltare. Sindaco Enzo Ferrandino, una mattinata ricca di valori, ricca di parole che hanno tenuto ferma una platea di studenti di solito poco attenta, fissa ad ascoltare una sola persona che parlava per diverse ore, e alla fine ci sono state anche qualche lacrima di commozione, perché forse è vero, veniamo tutti quanti dagli antichi greci. Sì, stamattina abbiamo avuto questa lectio magistralis di Roberto Vecchioni. È stata una mattinata intensa di sentimenti, di amore. Il sunto della mattinata è proprio questo, cioè di vivere con amore, con consapevolezza. E c'è stato un testimonial veramente di eccezione. Ci ha prima ammaliati con una lezione molto ricca. Molto ricca di passione, e poi alla fine c'è stato il brano musicale che ha veramente emozionato tutta la platea. Una giornata da ricordare veramente. Alla Coppa di Nestore, bellissimo riferimento che poi da quando era bambino lui ha assistito a questa scoperta, e poi l'amore per le lingue latine e greche. Sì, ci ha raccontato la sua infanzia, abbiamo scoperto un profondo conoscitore della nostra isola, di un attaccamento molto proficuo con Ischia, con la Baia di San Montana, con la Coppa di Nestore. La scintilla a questo grande personaggio contemporaneo è nata ad Ischia, così ci ha raccontato questa passione per la Grecia, per gli studi classici. Ebbene, ci ha detto che nel 1955, nella sua prima vacanza, quando aveva 11 anni, gli è nata proprio qui sulla nostra isola. Ed è bello sapere o avere la conferma che Ischia, con la sua storia, con le sue bellezze, finisce per solcare e tracciare veramente le anime delle persone. E Roberto Vecchioni è un testimonial di eccellenza. In effetti, una mattinata che ci mette nella posizione di dover veramente indagare dentro noi stessi, consapevoli del punto di partenza e del punto di arrivo a cui vogliamo giungere. Questa è la mia considerazione rispetto a questa mattina. Il momento più alto, senz'altro, è stato quello conclusivo, ma il discorso del professor Vecchioni davvero ci ha aperto un mondo, ci ha permesso di ragionare davvero su tantissime tematiche. Che sono certa nell'ambito del programma scolastico tantissimi docenti riprenderanno con gli studenti. È per me il senso pieno di quella che è la mia professionalità, quella di poter arrivare attraverso un patrimonio importante davvero alla consapevolezza che ciascuno di noi veramente deve saper conoscere dentro di sé, far uscire da sé chi è concretamente. Questo è il grande insegnamento. Vorrei aggiungere tantissimo, ma è talmente tanta l'emozione che fatico davvero a mettere insieme i pensieri. È tutto un discorso emozionale, forte, e adesso ciascuno di noi, tra adulti e studenti, avremo la capacità di mettere l'una dietro l'altra ciascuna di queste parole, di saperle meditare e di saperle sentire nostre. Un'emozione
un'emozione grandissima innanzitutto. Io ho letto il suo libro, l'unica domanda che veramente volevo fargli gli è stata fatta, perché l'incontro con la Merini mi ha molto colpita nell'aver letto il suo libro. Diciamo che su molte cose io sono sulla sua scia, brutto dire io, però la penso come lui e niente, una grande lezione, una grande emozione che i ragazzi hanno colto in pieno, soprattutto alla fine quando hanno acceso i telefonini, il mezzo moderno è il modo per comunicare la partecipazione a tutto ciò che il grande professore aveva detto. Sì, è vero, una mattinata importante ma soprattutto emozionante per il messaggio che ha trasmesso il professor Vecchioni agli oltre 500 giovani presenti da tutte le scuole superiori dell'isola, e un plauso va alla preside del liceo Buchner, la professoressa Assunta Barbieri. Una sinergia di associazioni anche con storie, questo rientra nel Festival Storie promosso in questa fine di maggio ed è stato un incontro molto fondante per sviluppare la coscienza critica dei ragazzi. Personalmente mi sono molto emozionata, le canzoni di Vecchioni sono topiche della mia gioventù, e ancora una volta ha saputo trasmettere emozioni partendo appunto dalla conoscenza e dalla cultura greca. Noi siamo figli della Magna Grecia, qui Ischia, prima colonia greca in Occidente, e quindi dobbiamo far tesoro di quanto studiato, almeno per chi ha fatto degli studi classici, ma vale per tutti i tipi di formazione, di quello che ci hanno trasmesso nell'antichità, ed elaborarle e farle nostre per vivere questo nostro presente molto difficile.